Lui si sente moralmente responsabile perché, avendo detto a Daniele che il giorno successivo ci sarebbe stata questa partita, a cui lui, insomma, molto probabilmente avrebbe partecipato, dice: probabilmente se non gli avesse detto questa circostanza, a Daniele non sarebbe venuto in mente di venire allo stadio. Subito ribadire di aver partecipato agli scontri, ma anche deciso di non fornire alcun elemento in merito al suo apporto dato. Pertanto, si è avvalso della facoltà di non rispondere in relazione alla sua condotta durante gli scontri. Mentre ha ribadito e ha precisato qualche circostanza in più circa l'investimento del povero Daniele. Quando lui ha visto il ragazzo che veniva investito dall'auto, insomma, si trovava in una fase concitata degli scontri, perciò lui si è limitato a dire: mi ricordo di un'auto scura che schiacciava un ragazzo di cui non sapevo assolutamente nulla, l'ho riconosciuto dopo e ho visto che era il mio amico Daniele, purtroppo. Lo ha riconosciuto soltanto al termine degli scontri, quando più persone si erano avvicinate al suo corpo e lo vedevano ovviamente in difficoltà, versava in gravi condizioni di salute. Il mio assistito non sa neanche che il presunto investitore sia un tifoso napoletano. Tant'è vero che ha detto: io ho visto una macchina investire. Gliel'hanno chiesto se magari questa auto, le persone che vivono all'interno di questa auto avessero tipo delle sciarpe, comunque delle bandiere, e pertanto potessero, diciamo, riferire alla tifoseria organizzata napoletana. Lui non ha visto assolutamente nulla, infatti lui non ha assolutamente addebitato questa condotta ai tifosi del Napoli. Ha visto una macchina, poteva esserci su quella macchina chiunque. Certo che li conosce, certo, visto che, diciamo, il suo amico era uno diciamo, dei leader di questo gruppo di tifosi del Varese. Sicuramente con Dede si conosceva anche molto bene, penso conoscesse anche altri esponenti, però ripeto, questa è una domanda a cui non posso rispondere anche perché non le ho mai chiesto. Lui si sente moralmente responsabile perché, avendo detto a Daniele che il giorno successivo ci sarebbe stata questa partita, a cui lui, insomma, molto probabilmente avrebbe partecipato, dice: probabilmente se non gli avesse detto questa circostanza, a Daniele non sarebbe venuto in mente di venire allo stadio. Probabilmente perché lui non l'ha invitato ad andare allo stadio con lui. Perciò questo ovviamente è un suo pensiero. Si sente moralmente responsabile perché dice: se evitavo di andarlo a trovare, probabilmente lui non sarebbe venuto allo stadio. E il perché è semplice. Ovviamente parliamo di Internapoli, il trattamento che viene riservato ai tifosi interisti a Napoli. È simile, spesso e volentieri quando gli interessi vanno a Napoli subiscono dei tentativi di aggressione. Questo episodio penso che sia una delle tante vendette verso, diciamo, altri episodi invece che li hanno visti a parti inverse. Il calcio c'entra fino a un certo punto, è un discorso di rivalità. Si sa che alcune tifoserie vi è questo cosiddetto odio. Tifoserie come Inter e Napoli o Inter e Roma, è risaputo, Inter e Atalanta, è da anni che queste tifoserie si scontrano, tentano di scontrarsi. Questi ragazzi si vogliono sfidare, si vogliono confrontare. Si ritrovano e se ne danno di santa ragione. Non è facile capire il perché. Succede.